saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Adesso io devo andare a prendere il ventilatore perché sennò muoio. Arrivederci. Un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Oggi volevo farvi vedere sia come ho decorato la mia agenda, questa mia bellissima ultima figlia, la Webster Pages Rose Platinum. Come avete già intravisto dall'anteprima, ecco come ho decorato la mia agenda. Queste sono tutte decorazioni fatte a mano da una ragazza bravissima che ha anche un canale YouTube e si chiama Giada Giungi. Io ho comprato presso il suo negozio Etsy perché comunque adoro questo stile e quando ho visto questa bellissima dashboard, anzi shaker dashboard di Dumbo, non ho saputo resistere e l'ho subito acquistata e quindi non potevano mancare neanche la clip magnetica e questa clip perché le trovo veramente deliziose. E poi ho comprato anche un set di card, quest'altra clip con il coniglietto e questo set di stickers che fa lei ed è composto da 8 pagine di stickers. Dietro, siccome era bianco, io ho attaccato questo blocchettino di post-it a forma di cuore, questi altri cuoricini e questa scritta. Questo è un divisorio che già era presente nell'agenda. Comunque, vi lascio il link nell'info box del video dove appunto vi parlo per filo e per segno di questa bellissima agenda. E poi ho voluto acquistare anche questo segnalibro, sempre di Dumbo, quindi ho comprato il set completo perché è dolcissimo. Visto che mi piace cambiare, ho voluto acquistare anche quest'altra shaker dashboard con Marilyn, che è bellissima, cioè proprio carina. E il segnalibro, un'altra shaker dashboard anche con Minu qui, appunto di Minu, che è deliziosa, con il segnalibro. E non contenta, non potevo non prendere anche queste bellissime clip, sempre di Minu e di Marilyn, clip semplici e clip insomma magnetiche. E queste sono le altre poi card di cui vi parlavo. E il set è composto da 8 card e sono molto belle perché hanno questa decorazione in laminato oro che è veramente veramente molto bella. E io tengo tutto in questa bustina trasparente che appunto faceva parte dell'agenda, in modo tale che ho tutto a portata di mano. Vedete anche queste dashboard, insomma, le tengo qui perché quando voglio cambiare, insomma, trovo tutto quanto. E poi ho voluto prendere anche questa clip magnetica con il pellicano che ultimamente mi sta veramente piacendo tantissimo. Che questa clip semplice qui, che come vedete è tutta glitterata, cioè è bellissima. E poi qui ho lasciato il blocchettino che già c'era. Ho acquistato un altro set di stickers prettamente estivo. Tutto quanto, mi manca la penna e insomma presto la comprerò e insomma ci tenevo a farvi vedere queste bellissime decorazioni perché ripeto, le trovo molto molto dolci e adorabili. E poi volevo farvi vedere un po' di cosine scappose che ho acquistato sempre sul sito di Timbro Scrap Mania che vi lascio comunque sempre il link giù nell'info box. Ho voluto acquistare delle fustelle come al mio solito e partiamo con questa qui che è della Memory Box ed è insomma la fustella della parola Love. Adesso ve la faccio vedere bene. E l'ho pagata 4,90 euro, quindi insomma pochissimo.
eccola qui, anche perché è molto piccola, però insomma è proprio adatta per le decorazioni, insomma, sull'agenda. Io le compro anche per questo, ovviamente, ed è molto carina. Poi ho voluto acquistare queste fustelle della Spellbinders, che sono queste qui, che sono molto, insomma, primaverili estive, con questi uccellini, farfalline, e sono veramente un amore. E queste le ho pagate 9,90 euro, e sono 7 pezzi. Ve li faccio vedere rapidamente. Mamma mia, che carine! Questa casetta degli uccellini è un amore. Questa farfallina, io di farfalline ce ne ho tante, però quando ci stanno si comprano. Guarda che carine, fiorellino. Questo uccellino poi è una cosa veramente meravigliosa. Eccolo, cucciolo. E poi questo, che sinceramente non so che cos'è. Guardando la fotina qui, suppongo, ho capito, guardando la fotina qui, quella fustella lì praticamente corrisponde a queste foglioline qui, non so se le vedete, ok? Io non ci sarei mai arrivata. Poi ho voluto comprare queste, ma io comunque ho caldo, lo sapete che ho caldo, vero? Sì, ok. Io ho voluto comprare queste fustelle della Bobbanni, che le ho pagate 14,60. No, che scarto, aspetta. Queste qui, ok, che sono praticamente i cosiddetti, sì, sono appunto composte da 5 tipi di tabs, e quindi appunto sempre per l'agenda, per comunque fare il titolo dei divisori, è l'ideale. Infatti le ho prese subito, cioè le avevo già adocchiate ed erano subito terminate, appena disponibili le ho prese subito. E ve l'ho detto il prezzo, non mi ricordo, 14,90. E insomma, carine, Bobbanni, insomma, non si smentisce mai. E sempre della Bobbanni ho comprato questi timbri, che sono veramente carini, io me ne sono innamorata, con i cuoricini e le stelline, ma guardate che amori. E questi li ho pagati 5,70 euro. Poi ho voluto comprare delle carte bellissime della Maya Design, della collezione Vintage Romance, che sono bellissime. Adesso ve le faccio vedere, e sono per quanto riguarda la misura 12x12 inch come al solito, e le ho pagate 1,42 euro ciascuna. Allora, partiamo. Infine ho voluto acquistare questa cosa che mi ha particolarmente colpito. Allora, questi sono pennarelli acquarellabili, che sono della linea Ukida, se si pronuncia così. Comunque vi faccio vedere questa, che io avevo tolto per buttarla, ma deficientemente, perché dovevo comunque fare il video. Ukida
le plume 2, che sono pennelli doppi perché hanno una punta fine e una punta più larga. Questi che ho preso io sono con i colori pastello, che io adoro. Sono 12 pezzi e, come vedete, i colori sono meravigliosi, cioè veramente bellissimi e l'idealissimi. Questi ovviamente a che cosa servono? Perché sono acquarellabili? Sono acquarellabili perché riescono scusate mi sta calando la voce così, perché con questi riuscite a colorare i vostri timbri, quindi è bellissimo, cioè io non vedo l'ora. E se vi fa piacere vi faccio anche un video in cui vi mostro come fare, lo facciamo insieme perché non l'ho mai utilizzate. Vi faccio vedere, allora, questa dalla parte, insomma, con il tappino più grande troviamo la punta, sì, aspettate, ecco, la punta più grande, ok? E dalla parte con il tappino più piccolo, okay, troviamo la punta fine, ok? E devo dire che queste sono fantastiche anche con la punta fine per scrivere proprio sull'agenda. Infatti io queste le ho utilizzate nel mio primo plan with me con la sirenetta, e sono cioè il colore è proprio delicato ed è delicato a tal punto che non passa dietro, cioè dietro al foglio, e quindi non avete poi tutta quella cozzaglia di colori di inchiostro bruttissima che per esempio fanno le Stabilo, che sono splendide, però cioè, a me non mi piace perché poi dietro si vede e non mi piace. Invece con questi non passa assolutamente niente dall'altra parte del foglio. Quindi ve le consiglio, le ho pagate un pochino, insomma non sono proprio economiche, costano 30,90 euro, però insomma sono doppie, sono acquarellabili, sono pennarelle acquarellabili, possono appunto, ti possono aiutare sia insomma a colorare timbri che a decorare l'agenda. Insomma, io me le so prese. E niente, questo è tutto quello che volevo farvi vedere. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo, e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte.